Signore e signori, dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo, ecco a voi Michele Perniola! Ciao Michele, ciao. Come stai? Benissimo, grazie. Come ti senti adesso qui a Sanremo? No, ah, premessa, non siamo nel Salone delle Feste del Casinò, che d'altronde purtroppo non esiste più, siamo a casa Sanremo e fra una mezz'oretta circa Michele terrà qui il suo showcase di cui vi abbiamo già parlato nei precedenti articoli. Come ti senti a Sanremo, Michele? Beh, molto, un'emozione grandissima perché non c'ero mai stato e soprattutto sono qui per divertirmi e sono molto carico per questa sera. Benissimo. E tu stasera farai questo tuo spettacolo, si chiama Funky Nanette. Sì. Già è un bellissimo titolo, ci farai ballare tutti, immagino. Lo spero. Hai un gruppo che ti accompagna? Sì, il gruppo è la Queen Super Band, creata da Antonello Carozza. Grande Antonello! Che è l'ideatore anche di tutta la serata. E ovviamente i ragazzi sono allievi di Antonello. E siamo qui per spaccare. Che musica farete stasera? Dai, beh, ovviamente faremo alcune cose di Bruno Mars, alcune cose di Michael Jackson, un po' di Stevie Wonder e presento in anteprima il mio nuovo singolo che si chiama Panico. Perfetto. Che non è la canzone scelta per l'Eurovision Song Contest, ragazzi. Non illudetevi, non ci vogliono dire niente, sono abbottonati, sono così veramente, ma hanno ragione di farlo, ma è giusto perché poi la canzone verrà presentata il 13 marzo, no? Sì, certo. Esattamente. Tu canterai con Anita Simoncini, che è, ve la ricordate, nelle Peppermints, è quella bellissima bruna. Le Peppermints sono tutte bellissime, ma lei è la bruna. Come ti trovi con Anita? Lavorate bene insieme? È stata una cosa... Beh sì, è una grande cantante, è bravissima anche, è una ragazza simpatica. Poi io l'ho conosciuta anche quando era con Raffi, ci siamo divertiti e sì, comunque è stato bello registrare con lei. Perfetto. E l'idea di passare dal Junior di Eurovision, passando poi per casa Sanremo, che insomma è qualcosa, e andare a finire all'Eurovision Song Contest, ma hai paura, sei entusiasta? Beh, ovviamente sono molto entusiasta e perché è un'emozione fortissima per me, passare tutte queste esperienze è sempre un'emozione grandissima. Io sono qui, pronto, e vorrei farvi emozionare. Ok, noi sappiamo che lo farai. Tu, diciamo, adesso magari dopo l'Eurovision metterete fuori forse un CD, non lo so, ci sono questi progetti? Beh, questo non lo so, cioè dovrei vederlo con Antonello. Ancora è tutto un pochino... Però ancora non si può dire niente. Si va passo per passo. Certo. Senti, ma tu... sappiamo che sei un grande fan di Michael Jackson. Sì. E il tuo tipo di musica, diciamo che tu d'ora in poi possa decidere, guarda, voglio cantare questo tipo di musica qui, questo genere qui, è sempre il genere di Michael? Beh, o hai qualcos'altro in testa? Certamente è sempre il genere un po', sì, Michael, o anche Bruno Mars, o anche Stevie Wonder, Ray Charles, James Brown, tutti questi artisti della musica nera. Sono, diciamo, è la musica con cui sono cresciuto, che ascoltava mio padre e con cui sono cresciuto anch'io, perciò vorrei fare questo. Vedete, ai ragazzi, per quanto siano giovani come Michele, bisogna far ascoltare questa musica vera, perché poi nascono i fenomeni come lui, capito? Ragazzi, adesso lo lasciamo andare a prepararsi perché sarà una grande serata. Intanto facciamo insieme un saluto. Prima di tutto un saluto ad Anita, speriamo di vederti presto, Anita, come minimo a Vienna. Quindi forza, in bocca al lupo a tutti e due. Salutiamo i ragazzi di Yoga Italy insieme. Sì, sì. Ciao ciao! Ciao ragazzi e alla prossima, grande Michele!